Conferenza stampa post partita, subito le domande che arrivano dalla tribuna stampa. Oggi ha optato per un turnover piuttosto ampio, soddisfatto della prova nonostante poi l'esito finale del risultato? Ma soddisfatto sì, perché abbiamo ruotato tanti giocatori, alla fine questa squadra, questo gruppo ha pochi titolarissimi e ogni volta che ruotiamo, che cerchiamo di coinvolgere qualsiasi componente di questa squadra, risponde bene. Oggi contro una corazzata siamo riusciti, come avevamo fatto col Milan, ad uscire a testa alta da questo stadio. Per me potevamo anche usare qualcosina in più, cercare di mettere più in difficoltà l'Inter, perché ne abbiamo avuto la possibilità, però andiamo via a testa alta, questo ci servirà chiaramente per il proseguo del campionato. Il fatto che poi alla fine il gol sia arrivato, anche se a tempo scaduto, aumenta un po' il rammarico di non aver osato di più un po' prima? No, dico questo perché le situazioni dove siamo riusciti a far gol le avevamo create anche prima. Potevamo mettere qualche pallone dentro con Bastoni, con Vignali, siamo andati a braccare la porta con tanti uomini, abbiamo calciato poco in porta. Credo che negli ultimi metri ci siamo arrivati, potevamo essere più efficaci come abbiamo fatto nell'azione del gol, però peccato perché sono convinto che con un po' più di malizia, un po' più di scaltrezza, queste partite, anche soffrendo, anche se oggi l'abbiamo fatto veramente poco, si poteva portare a casa qualcosina. Però pazienza, continuiamo, siamo ancora a un quarto del cammino e la strada è ancora lunga. Adesso vi aspetta una partita che per la classifica, ma anche per l'ambiente, è molto importante, la gara contro il Genoa. Chiedono che Spezia sarà contro il Genoa. Ma sarà il solito Spezia, che cercherà di concedere poco all'avversario, cosa che è riuscita penso bene oggi. Cercherà di creare tanto, l'abbiamo fatto prima di questa gara molto di più, quindi dobbiamo cercare di farlo, perché chiaramente buone prestazioni individuali di squadra, però ci vogliono anche i punti. Bisogna condire tutto ciò con qualche punto importante, con qualche vittoria pesante. Adesso prima di Natale abbiamo il Genoa, partita per noi sentita, importante, 3 punti che chiaramente saranno molto pesanti, l'affronteremo col giusto piglio perché chiaramente per noi conta tantissimo. Grazie mister. Grazie a voi.